Un cordiale saluto, buongiorno, ben ritrovati a tutti, carissimi telespettatori di Fano TV. Questa è la rassegna stampa in diretta delle 7.30 che comincia con il santo del giorno. Lo vediamo immediatamente con la regia. Eccola qui. Oggi è Santa Matilde, è stata una monaca. Il sole è sorto alle 7.07, tramonterà alle 16.40. Andiamo a vedere il tempo: il tempo che fa oggi sulla nostra regione, il tempo di. Eh, far aprire, eccolo qua, il sito della Protezione Civile, dalla quale noi tutte le mattine prendiamo eh, le previsioni per la giornata. E queste sono quelle per oggi, giovedì 19 di novembre. Avremo oggi cielo parzialmente nuvoloso con eh, transito di velature e nuvole basse, temperature senza variazione di rilievo, vedete le foschie e i locali banchi di nebbia soprattutto nelle ore più fredde della giornata che coincidono con eh, l'assenza del sole. Domani 20 di novembre non ci sono le foschie come potete già vedere dalla grafica animata del sito, avremo però un cielo parzialmente nuvoloso eh, con temperature in aumento e i venti che saranno dal pomeriggio fino a vento forte, con eh, raffiche fino a burrasca, addirittura eh, burrasca forte nelle zone dell'entroterra e anche nella fascia costiera centro-settentrionale. Quindi, domani pomeriggio, attenzione al vento se avete le cose sui balconi, attenzione ai vasi e quant'altro, insomma, perché poi dopo ecco cosa arriva: eh, vedete, arriva persino la neve, la neve sul, sul, sugli Appennini, sopra i 900 metri. Quindi, sabato c'è questo. Cambiamento del tempo, tra l'altro annunciato, con il calo delle eh, temperature in diminuzione nei valori massimi eh, eh, mentre aumenteranno leggermente le minime. Insomma, nella seconda parte della giornata di venerdì avremo rovescio temporali sparsi per eh, sistemi convettivi in arrivo dal mare, più insistenti sulla fascia costiera, fenomeni che eh, saranno localmente anche di forte intensità. I venti dicevamo. Raffiche fino a tempesta nell'interno, burrasca forte sulla fascia costiera, eh, inizialmente saranno da sud occidentali, poi in repentina rotazione da nord, e quindi ecco che arriverà il freddo. Mare poco mosso con moto ondoso in aumento fino a moto ondoso nel pomeriggio. Insomma, eh, il tempo sarà stabile invece con temperature in linea con la media del periodo per la prima parte della prossima settimana. Probabile poi un veloce peggioramento per la giornata di venerdì, ma siamo già eh, troppo lontani per quanto riguarda le previsioni. Quindi attenzione da venerdì questo cambiamento eh, del... Del tempo, allora andiamo adesso a vedere i giornali. I giornali si occupano, c'è la cronaca, c'è la cronaca, eh, c'è un arresto, una truffa che è stata sventata, una trappola da 1500 euro, scrive il Carlino. Il, commissario, il finto commissario, naturalmente, ci casca: è un 39enne che chiedeva soldi per una bambina malata. Incaricato dice lui da Londra, ecco chi è eh, Simone Bernardi, finto poliziotto preso dagli agenti con le banconote in mano. Il Carrino pubblica tre fotogrammi dove, appunto, c'è il momento in cui avviene eh, lo scambio dei soldi, no? quindi mentre lui incassa questi, questo, questo denaro che poi lo ha portato in carcere. Il dirigente della polizia, Silvio Bozzi, dice che era attento, un attento ascoltatore, forse. Sei, forse sugli autobus aveva orecchiato che esisteva un fondo che lui po poteva attingere e eh, questo, questa persona faceva volontariato anche nel Cibi Club Mattei Di Fano, la nostra protezione civile. Eh, Saverio Olivi, che è il responsabile della protezione civile, eh, dice: Noi abbiamo perso in realtà una persona preziosa perché eh, insomma, eh, era un, come dire, un volontario modello, uno sempre disponibile, uno che ha fatto davvero tanto e i volontari dunque lo difendono. La tragedia invece che si è consumata a, a Bottega dove una ragazza di 19 anni che eh, studia, studiava a Bologna eh, è morta all'improvviso, stroncata da un malore. Eh, tutti sgomenti naturalmente. Questa è l'immagine, l'immagine di queste due fotografie di questa ragazza stroncata appunto da, da, da un malore, giocatrice di pallavolo. Il padre è presidente della locale polisportiva, non c'era stato, stato nessun segnale, forse un aneurisma polmonare eh, l'ha colpita la causa di questa morte improvvisa eh, è stata effettuata l'autopsia eh, insomma questa ragazza di 19 anni insomma, non c'è più, di bottega licea, liceale modello al classico di Urbino era molto amata dalla società sportiva Paul Bottega Volvo, eh, Volley e da qualche mese anche matricola all'università di Bologna una morte che davvero ha sconvolto eh, tanta gente e, Ieri c'è stato invece eh, il funerale a Lucrezia, tutto il paese si è stretto attorno alla famiglia di Selli, eh, Selena Cani, questa ragazza di 22 anni che è morta in un incidente stradale in superstrada. Ciao Selli, ora sei un seme che vive in noi. A Lucrezia il funerale di Selena Cani in una chiesa, quella di Santa Pollinare. Gremita, il messaggio degli amici campane a festa e un volo di palloncini bianchi per l'ultimo saluto a Selli nonostante la grande capienza ieri pomeriggio la chiesa di Santa Polinara Lucrezia si è rivelata troppo piccola per il mare di gente che si è eh, riversato all'interno di questa chiesa per i funerali mamma Roberto e papà Matteo circondati dall'affetto della folla e il dolce ricordo dell'Avis un dolore composto eh, ma intenso appunto quello dei suoi eh, genitori alla ah, pagina di Fano del resto del Carlino, il problema delle ambulanze, le iene, il blitz della, delle iene, il programma televisivo di Italia 1 ha scoperto eh, un blitz che è stato effettuato alla sede della Solaris, dicevo eh, Di Fano ha scoperto un vaso di Pandora di problemi senza fine. Eh, queste sono le fotografie scattate ieri della protesta del personale delle ambulanze della Croce Verde, il picchetto eh, delle ambulanze Solaris invece davanti alla alla, pronto, davanti all'ospedale all Santa Croce. Insomma, il primo dicembre eh, abbiamo, dicono loro, indetto uno sciopero di quattro ore vero e proprio. Dalle 7.45 alle 12.45 le ambulanze della Solaris, ex Croce Azzurra, resteranno dunque eh, ferme. Andiamo sulla pagina di Urbino perché questa mattina da Urbino arriva la proposta che tra l'altro non è nuova ma comunque la rispolverano eh, visto che nessuno tra Fano e Pesaro si è messo ancora d'accordo, cioè quello di costruire l'ospedale eh, unico, quello che dovrà servire Fano e Pesaro appunto a Monbaroccio. La, protesta, scusate, la proposta dell'ex sindaco Muratori discussa ieri ad Urbino con il sindaco eh, Gambini. Tra Pesaro e Fano si vuole resuscitare questa ipotesi dell'ospedale unico a Monbaroccio. Soluzione che potrebbe andare bene eh, e soprattutto a beneficio dell'entroterra. Ieri pomeriggio l'ex sindaco di Monbaroccio Massimo Muratori, ora consigliere comunale d'opposizione, ha incontrato i sindaci di Urbino e, e di altri comuni dell'entroterra per esporre la eh, proposta. E, eh, adesso vedremo naturalmente anche le reazioni. Mentre restando un po' lì vicino a Urbino, a Cagli, eh, chi va a Roma spesso o chi passa per Gubbio, insomma, eh, avrà. Ha riconosciuto questa fotografia, eh, la galleria dove c'è ancora questo semaforo eh, che blocca e fa passare le auto eh, un po' alla volta, ancora lunghe file lungo la strada per Gubbio. Riprendono comunque i lavori per sistemare la strada, ma la stagione non favorirà i tempi rabiti, la stagione invernale certamente a volte insomma, rallenta questi, questi lavori. Andiamo adesso sulla pagina del Corriere Adriatico. La politica, in primo piano sulla pagina Fanese, il PD eh, dice: Nessuno ha svenduto l'ospedale. Marchegiani eh, è deciso e dice: La sanità privata non è merce di scambio. Chiaruccia è meglio di muraglia. Chiaruccia eh, è il posto dove costruire il nuovo ospedale, secondo il PD. Il vice sindaco evoca il sito di Fosso Seiore, dimenticando che l'alleanza Fare Città si era impegnata a superarlo. La scelta sia condivisa, dice: Noi disponibili anche ad altre soluzioni. Il riferimento è alla piana di Fenile, da Fenile scusate a, Darzi, a Darzilla, è una piana ampia dove appunto eh, insomma, ci si potrebbe ragionare un attimo sopra su questa. Eventualità. Poi ehm, schianto, ferite anche due bambine, uno schianto che è venuto alle porte del, eh, del, 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 di Rosciano, eh, ferite anche due bambine, tornavano a casa da scuola a bordo di de una macchina, di una Ford con il loro papà. A un certo punto, mentre il papà stava facendo manovra per entrare in casa, eh, nel garage di casa, un camion. Eh, probabilmente si è corto l'ultimo minuto ha dato una gran frenata però eh, non è bastato, gli è piombato addosso insomma sta, ci sono stati momenti di paura perché insomma si temeva per queste due bambine di 9-7 anni che per fortuna eh, se la sono cavata con eh, tanta paura un'esperienza che sicuramente rimarrà ma che insomma potrà servire anche per eh, eh, per il futuro, insomma, un, eh, papà, il papà è un 38enne, insomma, tutti bene alla fine e questo è quello che conta, cioè che tutto si sia risolto alla fine per il meglio. Poi i danni alle macchine si ripagano, non è un problema. Rose blu per Banni invece, dolce guerriera, fiori e pelusce di Seller Moon, per ricordare Selli, folla commossa, l'ultimo saluto a Lucrezia, concedici oggi di versare le nostre lacrime perché non possiamo fare altro. Ciao Angelo nostro. questo è eh, eh, il racconto sulla pagina di Fano e Vale del Cesano eh, del funerale di eh, Selena Cani. Dalla pagina di Senigallia invece eh, una mamma che aveva un, in braccio la sua bambina di 10 mesi è caduta ed è finita in ospedale. L'incidente è avvenuto in via a Bagnano nella zona del centro commerciale dove la signora eh, aiutata da alcuni passanti, è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso. Sotto invece, sempre da Senigaglia, colpi in villa: i ladri tagliano una cassaforte nel mirino, abitazioni a filetto dove hanno usato la fiamma ossidrica e lungo la strada del cavallo. La rassegna prosegue con eh, l'ultima pagina del Corriere, eh, da quella delle Marche, il racconto di Laura che dice. Eh, che è scampata alla Carneficina del Bataclan. Laura è la tatuatrice eh, senegalese che è rimasta ferita appunto all'interno del teatro a Parigi. Qui in ospedale sono tutti fantastici. Racconta lei: ma è ora di rientrare a casa. Eh, Laura. Lascerà forse Parigi domenica, terminato il primo ciclo di eh, fisioterapia per la riabilitazione Mentre l'altro senegalese eh, Max Natalucci, parla il padre e dice che ha deciso di andare direttamente a Belgrado Dove eh, si riposerà un, un po' dopo tutto quello che è eh, successo Adesso andiamo sul messaggero, velocemente per chiudere la nostra rassegna stampa. Intanto dalla pagina delle marche c'è la notizia che le banche italiane sono determinate a salvare eh, la banca delle marche. Eh, Patuelli dell'ABI dice che l'operazione FID entro l'anno, se l'Europa dirà no, noi siamo pronti a fare. Ricorso. Mentre eh, l'ultimo atto d'amore di eh, Pia Gennari, che l'ex assessore di Pesaro, lascia la sua casa alla comunità all'imprevisto, ospiterà un centro per il recupero di ragazze ex tossicodipendenti. Eh, Mentre sul turismo siamo sulla strada giusta, ma non basta il web. Oliva, che è il presidente degli Albergatori Pesaresi, è fiducioso sui risultati ottenuti dalla stagione scorsa. Domani esperti e operatori sono convocati a Villa Cattolica. Annie Stewart, poi sotto invece scontro per questo murales che vedete nella fotografia, un murales, sono quei dipinti che si possono vedere sui muri, insomma, è scontro perché ehm, Regresso Arti ha cancellato questo eh, graffito che si chiama Il cic eh, Ciclone eh, dalla parete del eh, San Benedetto. Poi loro si eh, invece, l'assessore della dora dice: Io non ho mai autorizzato. Eh, nulla di tutto questo, quindi bisognerà capire adesso di chi è l'iniziativa di cancellare questo murales di ciclone, appunto cancellato a questo punto, eh, sicuramente per eh, errore. Chiediamo con la pagina di eh, Fano: nessuno ha svenduto nulla, la partita dell'ospedale è ancora aperta. Non si dimentichi che la scelta dei Fosso 6 ore è stata condivisa da Ceriscioli, Aguzzi, Ricci, Seri e anche da me, cioè da eh, Renato Claudio Minardi, il quale vicepresidente del consiglio regionale respinge le eh, pesanti accuse. Una cosa è certa di Dice lui la nuova struttura deve essere realizzata il prima possibile. Poi, da Fano, via Nolfi la ZTL full time, cioè a tempo pieno, si torna all'antico. Disposti anche i primi eh, 16 parcheggi rosa dedicati alle donne che sono in stato di gravidanza. Via Libera alle Scogliere invece anti erosione a Sassonia Sud. Questa è una notizia che speriamo non torni di attualità ne, nelle prossime ore, visto che arriverà. Questa, eh, questo vento di burrasca che probabilmente darà eh, qualche preoccupazione in più, come al solito, a chi abita da quelle parti. Noi ovviamente non ce l'auguriamo, ma eh, vigileremo e staremo a vedere che cosa succede anche da quel punto di vista. Ci fermiamo qui, grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa. Questa sera alle 20.30 c'è cioè il telegiornale Occhio alla Notizia. Arrivederci. Sì.